I dati dell'ultima rilevazione della cabina di monitoraggio e in modo particolare il lavoro incessante dell'Istituto Superiore di Sanità ci forniscono indicazioni certamente molto utili per orientare le nostre prossime scelte. Dall'analisi dei dati, considerati soprattutto nel loro quadro evolutivo, emerge che l'insieme delle misure che abbiamo adottato iniziano a dare i primi incoraggianti risultati. Diminuisce l'incremento quotidiano dei contagi e tutto lascia prevedere che la prossima rilevazione del monitoraggio dovrebbe confermare la tendenza in discesa dell'indice RT, che è passato in 4 settimane da 1,7 a 1,4 a 1,2 a 1,08. Sono fiducioso che a breve l'indice possa scendere sotto l'1 e questo, come è noto, è un elemento essenziale per riportare il contagio sotto controllo. La situazione è molto seria in tutto il Paese e nessuna sottovalutazione può essere ammissibile. Però mi sembra giusto sottolineare dinanzi al Parlamento quella che è una verità ormai evidente. Le misure che abbiamo messo in campo come Governo e come Regioni stanno funzionando e le valutazioni dei nostri scienziati si stanno rilevando fondate. A marzo fu l'Italia, con coraggio e determinazione, ad indicare agli altri paesi occidentali la strada del lockdown per fermare la pandemia. Adesso, nella seconda ondata, stiamo sperimentando una strada diversa. L'obiettivo del Governo è piegare la curva senza un lockdown generalizzato, che invece altri paesi sono stati costretti a scegliere. L'esperienza di queste settimane ci dice che la nostra scelta di adottare un modello per classificare le regioni in base allo scenario e al livello di rischio e di modulare proporzionalmente le misure da adottare appare essere in grado di appiattire la curva del contagio senza ricorrere nuovamente ad un lockdown totale in tutto il Paese con i costi sociali ed economici che esso comporterebbe. È un risultato non scontato, sul quale non mi soffermo oltre, perché oggi mi preme parlare innanzitutto di quel che dobbiamo fare domani e nelle prossime settimane, più che rivendicare i primi passi avanti fatti.